Amici di Experience, amici della scommessa, buonasera. Comincia oggi 24.01.2020 la 21esima giornata di Serie A. La schedina di questa settimana ci ha impegnato nell'analisi e nella scelta di 5 incontri. Scartando Brescia-Milan questa sera alle 20.45, andiamo a domani. 3-2-1, prima partita, ore 15, Spal-Bologna. Abbiamo valutato la chance mix X o gol-gol, quota 1.43. Seconda partita, Sampdoria-Sassuolo. Sampdoria a 19 punti, quasi al limite dalla zona retro, che vede la Spal e il Brescia con 15 e il Genoa in fondo con 14 punti. Sassuolo troppo incostante quest'anno, potrebbe anche sorprenderci con la vittoria fuori casa, ma ci sembra una possibilità remota. Scegliamo comunque ugualmente di dare fiducia alla Sampdoria in casa, che, se ricordate nelle precedenti partite, aveva pareggiato col Milan fuori casa 0-0 e vinto contro il Brescia 5-1. L'ultima partita poi è stata massacrata a Roma dalla Lazio di Inzaghi. Adesso in casa contro il Sassuolo dovrebbe avere una reazione, anche perché ha tanto bisogno di punti. Ragazzi, se saltiamo saltiamo, puntata 1 e 1x. Terza partita, Parma-Udinese, scontro tutto sommato equilibrato, giocheremo sul pareggio. Vittoria del Parma con un gol di scarto, vittoria dell'Udinese con un gol di scarto. Quarta partita, Roma-Lazio. La Lazio ha vinto senza sosta e ci aspettiamo un passo falso. Ci avevamo puntato contro già la scorsa settimana e continuiamo a puntarci contro. La nostra giocata, 1x. Quinta partita, Napoli-Juventus. Il Napoli è in crisi? Non si capisce bene perché questo Napoli abbia ceduto negli ultimi tempi. In ogni caso, gioca contro la prima in classifica, la squadra più forte del campionato, quindi abbiamo scelto di puntare sulla vittoria fuori casa della Juve con un gol di scarto. E anche sul pareggio, un eventuale 0-0-1-1 potrebbe anche uscire, comunque staremo a vedere. La schedina che abbiamo visto riguarda la bolletta madre. Andremo adesso ad occuparci della copertura. Per quanto riguarda Spal Bologna, copertura con le 3x. Copriremo ancora Roma-Lazio con 1-2 gol casa e giocheremo ancora Napoli-Juventus con le 3x nel caso dovesse vincere il Napoli. Ma a noi interessa prendere la schedina madre, quindi speriamo nell'X2 della Juve. Ragazzi, migliori auguri, in bocca al lupo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella. Fate i vostri commenti, esprimete le vostre opinioni. Ad esempio, non abbiamo giocato Fiorentina-Genova, Inter-Cagliari, Brescia-Milan. Parliamone, come mai? Lasciate il vostro commento. Buon weekend a tutti. Noi vi salutiamo e arrivederci la prossima settimana con i pronostici Serie A 22esima giornata. Ciao!